invece quando abbiamo a che fare con dei suoli. Evidentemente dai suoli l'evaporazione avviene lo stesso, ma è diversa un po' la modalità con cui l'evaporazione avviene. La formula che useremo sarà grosso modo la stessa, però quello che la fenomenologia di tutto quello che avviene e in realtà non è ancora completamente compresa ed è diversa. Che cosa i suoli come influenzano l'evaporazione? Beh, li influenzano per esempio in funzione della tessitura che hanno, ovvero come sono distribuiti i pori. Vi ho detto quando vi ho parlato dell'infiltrazione e dell'equazione di Richards che prima si riempiono nell'immagine che noi, nella semplificazione che noi facciamo dei moti, prima riempiamo i pori fini, poi i pori grandi, prima svuotiamo i pori grandi e poi i pori fini. E quindi anche l'evaporazione è uno dei due fenomeni che ha a che fare con diciamo, l'eliminazione di acqua dai pori, l'acqua e il drenaggio, funziona allo stesso modo, cioè toglie selettivamente l'acqua dai pori più grandi prima e dai pori più fini poi. Quindi la tessitura conta. Conta in realtà anche il colore, perché il colore è l'albedo di un suolo, di un materiale, dice a che temperatura si trova e quindi determina la tensione di vapore, la quantità di vapore che può uscire dal suolo. Dipende anche dalla che cosa c'è sopra il suolo, ovvero se i suoli sono vegetati o no. Un suolo nudo si comporta diversamente ovviamente da un suolo vegetato, perché la vegetazione scherma la radiazione. Poi la vegetazione stessa ha un ruolo attivo nei processi evaporativi, nel senso che traspira, quindi toglie acqua dal suolo e quindi altera anche quindi la dinamica complessiva del sistema. Quando noi vediamo l'evaporazione dei suoli, generalmente riconosciamo due stadi di evaporazione, in particolare quella che chiamate evaporazione dello stadio 1, cioè ho dei suoli che sono praticamente saturi. Quando i suoli cominciano ancora e mantengono la massima evaporazione possibile, i suoli però, per un tempo molto lungo, oltre il quale l'evaporazione decade, si ha quindi quello che si chiama stage 2 o fase 2 dell'evaporazione, in cui l'evaporazione decade in maniera molto grande. Questo è un tipico andamento dell'evaporazione del tempo da un suolo, ma questa volta esco dalle mie slide per mostrarvi quello che succede, perché utilizzo le slide di un collega che mi ha mandato questa mattina, e il collega è tra l'altro piuttosto famoso perché ha vinto anche un premio importante, perché è bravo, che studia l'evaporazione dei suoli. Vedete qui, questa è proprio una rappresentazione della perdita di acqua per evaporazione da un suolo e vedete, questa è proprio la fase 1, qui con colori diversi vedete rappresentate l'evaporazione da diverse profondità all'interno del suolo, fino a che può, certo l'evaporazione qui cala un po', ma rimane pressoché costante. Poi decade improvvisamente. Allora, nell'immagine che noi abbiamo di tutto questo, che cosa succede? I pori, vediamo se... I pori man mano si svuotano, quindi voi immaginate di avere una... Supponete voi di essere dei pori in un campione
poi i più grossi si svuotano, quindi man mano la superficie evaporante diminuisce molto, perché rimangono via via i pori più piccoli. A un certo momento i pori, però l'evaporazione qui, allora noi se però l'evaporazione fosse un processo lineare, noi dovremmo osservare un decremento dell'evaporazione con il, non voglio dire lineare con il tempo, ma praticamente con un andamento costante nel tempo, non con una, con un andamento che ha una transizione, chiamiamola così, di fase in modo improprio. Quindi ho prima l'evaporazione che si sostiene quasi in modo completo e poi l'evaporazione che decade. Quello che sostiene questo collega, che è Danny Orr delle Fiate di Zurigo, che ha prima preso un premio dalla European Geoscience, si chiama Dalton Prize, il premio in onore di Dalton, vedete quello che succede man mano che il suolo si asciuga. Se questa è l'immagine dei pori delle diverse diametro, man mano che si asciuga diminuisce di molto la superficie, però questo significa che durante il processo di evaporazione, nonostante la diminuzione della superficie evaporante, la superficie evaporante efficace deve rimanere costante. Quello che sostiene Danny Orr in questa situazione è quello che si vede. Vediamo in una delle sue, no, adesso non trovo la, eccola qua, quello che si vede è praticamente quello che lui sostiene, che praticamente i pori qui, cioè il fenomeno si può spiegare andando a vedere quello che succede microscopicamente a livello di ogni singolo poro. Quando i pori sono molto ravvicinanti, la superficie evaporante efficace è praticamente un piano che comprende tutto il sistema. Poi man mano, quando parte dei pori viene eliminata, per esempio corrisponde ad una situazione in cui i pori sono distanziati, la superficie evaporante rimane comunque molto grande perché è costituita da tutta la calotta sferica che sta attorno ad ogni singolo poro. Quindi la geometria, praticamente, prima ogni singolo poro evapora nella direzione verticale, per esempio vedete le mie mani, solo nella direzione verticale, poi man mano i pori si distanziano, ma la superficie evaporante per ogni singolo poro aumenta, e quindi questo consente di mantenere l'evaporazione più o meno costante durante tutto lo stage 1, la prima fase dell'evaporazione. In realtà, perché questo succeda, bisogna anche che cioè ci sono degli altri fenomeni sicuramente concomitanti a mantenere l'evaporazione costante, e in particolare sono quei fenomeni che sono legati alla redistribuzione dell'acqua all'interno dei pori. Mentre io evaporo, in realtà se voi foste dei pori, con l'esempio di prima, mentre io evaporo da voi, evaporo da tutti voi, da alcuni di voi trattengono l'acqua con più intensità e sono i pori più piccoli, altri con minore intensità, quindi evaporo più facilmente. Quelli più grandi evaporano comunque più facilmente. Come vediamo poi questa caratteristica si chiama legge di Kelvin ed è legata alla curvatura del menisco che si forma nei suoli insaporiti. Però nello stesso tempo evapora anche un po' anche dei pori piccoli, un po' di meno sempre per questa legge di Kelvin, ma evapora, quindi anche i pori piccoli diminuiscono il loro contenuto d'acqua. Però contemporaneamente all'interno del suolo avviene un processo di ridistribuzione per cui l'acqua
passa non solo per mezzo del vapore, ma anche per mezzo del flusso proprio di acqua dai pori grandi e dai pori piccoli, perché nei pori piccoli evidentemente c'è una suzione più, cioè c'è un doppio moto all'interno del suolo, uno che riguarda il vapore, l'altro che riguarda comunque una continua ridistribuzione dell'acqua, dicendo nella sostanza che il mezzo poroso non è mai veramente in equilibrio. Il processo di ridistribuzione dell'acqua all'interno del suolo è legato alla viscosità dell'acqua. Voi immaginate, se voi avete del miele dentro dei pori di acqua molto viscoso, la ridistribuzione dell'acqua all'interno del suolo, quando avviene l'evaporazione e quindi saltano i rapporti di equilibrio di suzione tra i vari pori, è molto rallentata perché il sistema è viscoso e l'evaporazione, per esempio, lo manda con più grande velocità. Se invece ho dentro un fluido che ha viscosità nulla, l'acqua si distribuisce istantaneamente all'interno del fluido, all'interno dei e in questo caso quindi i pori più piccoli si riempiono e evaporano, continuano ad evaporare bene. Questo tra l'altro ha a che fare, questo fattore legato alla viscosità, ha a che fare nel modo in cui un suolo sottoposto ad evaporazione, ma non al drenaggio, si svuota di acqua. Se dominasse solo la visione che vi ho dato dell'evaporazione, cioè prima si svuotano i pori grandi, poi i pori piccoli, e se i pori grandi, per esempio, se tutti i pori fossero dei tubicini che vanno fino in fondo, noi dovremmo osservare che il contenuto d'acqua varia nello spazio all'interno del nostro volume di Darcy, però varia a seconda della dimensione dei pori. Se c'è un polo grande che va dal cima in fondo, il nostro volume di controllo si svuota tutto il polo fino in fondo. Se la viscosità dell'acqua, se la viscosità del nostro fluido è relativamente elevata. Se invece la viscosità del fluido è relativamente bassa, oppure i pori sono distribuiti in modo più o meno casuale e non attraversano tutto il volume di controllo, questo significa che man mano che l'acqua si abbassa, intanto i pori grandi non riempiono esattamente i pori piccoli e quindi avremo da che dire sulla curva di ritenzione idrica, e nello stesso tempo tende ad esserci un fronte di avanzamento dell'evaporazione dall'alto verso il basso. Noi più facilmente osserviamo dei fronti di avanzamento. Questo dice appunto sulla relativa viscosità dell'acqua nelle condizioni di evaporazione, sulla struttura dei pori e delle loro connessioni. Mi è morto il computer. Sì. Quindi queste sono le ragioni, questa è la legge di che è legata, le considerazioni legate appunto all'acqua capillare. Nei capillari c'è la pressione negativa, c'è un menisco. Il fatto che qui ci sia un menisco dice che la pressione di vapore qui sopra sia diversa dalla pressione di vapore qui, e quindi diciamo l'acqua libera evapora più facilmente dell'acqua contenuta nei capillari del suolo, però non così tanto più facilmente di come per spiegare il sistema. Questa, come vi dico qui, usando di nuovo una figura da uno degli articoli di Jenny Orr, in realtà la legge di Kelvin, cioè quella che regola questo meccanismo differenziato di evaporazione, non sembra essere il meccanismo dominante, bensì la distribuzione spaziale dei pori, e
questo effetto è dovuto alla superficie evaporante che viene rappresentato anche qui. Questo è un articolo del 2014, quindi questo vi dà la misura anche del fatto che noi di questi fenomeni abbiamo una conoscenza relativamente modesta. Ancora, questi sono problemi che nella loro complessità non sono completamente risolti, e immaginatevi poi quello che succede quando abbiamo a che fare con la vegetazione. Comunque, nell'approccio standard a questo problema, noi ci comportiamo come prima, usiamo la stessa equazione. Adesso qua ho perso, forse ho lasciato qualche termine, ma vedete, è uguale a quello di prima, dove alla resistenza, che a questo punto viene chiamata aerodinamica, è aggiunta un'altra resistenza, che è la resistenza dei suoli. Di fatto, calcolare e determinare questa resistenza, questo è quello che si dice di fare nella tradizione, diciamo, di questo problema, cioè un modello resistivo dell'evaporazione. Però poi, per fare i calcoli come vogliamo fare noi, non siamo ingegneri, vogliamo uscire con dei numeri ragionevoli da evaporazione. Con questa resistenza è relativamente difficile. Allora, di solito, quello che viene fatto qua è quello di dire, invece la resistenza, invece di metterla qua, calcoliamo questo termine che dipende tutto da grandezze meteorologiche e così via. Abbiamo già fatto, andato avanti e indietro, tutta una serie di evaporazioni. La resistenza dei suoli la calcoliamo come un fattore che viene messo davanti. Per esempio, il modo più semplice è quello di mettere un decadimento lineare della evaporazione con il contenuto d'acqua del suolo. Contenuto d'acqua del suolo, qui come vedete qui c'è il theta, theta S è 0,45, e qui è messo un contenuto lineare, la retta l'ho fatta arrivare a 0. In realtà, per essere più precisi, questa retta dovrebbe arrivare a theta con R, che è il contenuto residuo di acqua. Dei colleghi, in un lavoro che però non riesco più a recuperare, quindi ho citato, però i colleghi sono John Alderson e Mark Parlange, se ne sono usciti con questa rappresentazione della resistenza dei suoli all'evaporazione, una specie di legge empirica che è una curva non lineare, però come vedete non è così male approssimata da una retta. E quindi questo supportava l'idea che una trattazione semplificata del problema dell'evaporazione dei suoli, quello di cui dovremmo tener conto è il contenuto d'acqua del suolo all'interno di un volume sufficientemente piccolo, opportuno, e che grosso modo dovremmo considerare che man mano che la quantità di acqua diminuisce, l'evaporazione diminuisce linearmente. Al di sotto di che cosa? Al di sotto di un certo valore che però rappresenta il punto a cui finisce lo stage 1 evaporation. Però in letteratura si trova un po' di tutto, ecco, quindi bisogna anche stare attenti.